Siamo al reparto del taglio, dove si taglia tutta la parte del tessile di questa ditta. Situazione vaccini, come è vissuta in questo reparto? Abbiamo il 90% di persone già vaccinate e alcune che si sta per vaccinare con la seconda dose. Abbiamo un ragazzo che ancora è al momento indeciso. Che reparto è questo? Allora, reparto vestizione e imballaggio colli testate. Quanti lavoratori ci sono? Qui siamo circa una cinquantina, la maggior parte è tutta vaccinata e qualcuno è ancora un po' indeciso, ma questo input da parte dell'azienda potrebbe essere un punto a favore. 50 euro in più in busta paga per un vaccino, che valore ha per un operaio? È un senso, è un simbolico, diciamo. Faccio parte di un gruppo di 20 persone e lavoriamo a domicilio, veniamo ogni giorno a ritirare e il giorno dopo a consegnare. In questo territorio quanto ha pesato il Covid? Moltissimo, perché non abbiamo un ospedale vicino, dobbiamo fare 40 chilometri. Chi ha avuto familiari o che, è stata una cosa davvero straziante. La provincia di Pesaro Urbino è stata una delle prime zone rosse d'Italia. A Pergola, poco più di 5.000 abitanti, c'è un'azienda a conduzione familiare che ha scelto di sostenere la vaccinazione dei propri dipendenti con un incentivo economico. Io mi sono immaginato una famiglia, magari devono fare 10 viaggi a Fano, perché è la cittadina più vicina qua, 35 km, per fare il vaccino. E questo significa comunque dei costi. La misura è pensata così: lavori con noi, presenti i tuoi Green Pass, significa che hai sostenuto dei costi, te li rimborsiamo. La vostra associazione di categoria Confindustria ha proposto l'obbligatorietà del vaccino in azienda. Personalmente credo che sia una misura forse non proprio la più giusta da fare come primo passo. Noi abbiamo pensato una misura che non sia una misura coercitiva oppure che neghi qualcosa, ma di stimolo e di incentivo. Oltre 150 i lavoratori tra linea produttiva, commerciale e amministrazione. Più del 60% ha aderito all'iniziativa in un solo giorno. Certo, c'è chi resta fermo nelle proprie posizioni. Lei è contraria a fare il vaccino? Sì, personalmente sì. Anche una misura di incentivo non... No, per una questione mia personale di principio. Questa sua posizione crea un problema all'interno del suo ufficio? No, io rispetto l'opinione assolutamente degli altri, come i colleghi rispettano la mia. Nel complesso, però, la misura piace. 50 euro comunque credo che sia una buona spinta, un buon incentivo per far sì che le persone comunque ci pensino. Penso che si debba fare un'opera di persuasione, però credo che non si debba costringere nessuno a farlo contro la propria volontà. Chiederà questi 50 euro? Me li danno. Che ci farà? Qualcosa in più a fine mese.